Italia. Premi di strategia interna che si stanno vivendo anche Giulianova, Gianluca Antelli, lei tra l'altro è all'interno di Forza Italia dalla prima ora, dalla Era primissima. primissima. Noi quando si paventava così la possibilità di ritornare a Forza Italia, abbiamo costituito il gruppo consigliari il 30 di luglio, poi formalmente Forza Italia a livello nazionale invece si è formata, mi sembra, a fine di ottobre, a metà della fine di ottobre, quindi per quanto ci riguarda, perché credevamo in quel percorso lì. Ma vedi, prima si diceva che nell'ambito del centrodestra si sta consumando una guerra fraticida. Nella fattispecie di Giulianova io ritengo che invece sia più una questione territoriale e di rispetto della volontà del territorio. Non c'è nulla di fraticida a Giulianova, perché noi ci siamo oltretutto invitati dai vertici provinciali, regionali e partito riuniti per portare avanti la candidatura nell'ambito di Forza Italia di qualcuno che potesse rappresentare il gruppo, sicuramente non unanime, ma abbondantemente maggioritario, perché ovviamente la pretesa non è pensabile che quella di tenere tutti quanti condivisi su uno stesso discorso, su uno stesso nome. Questo abbiamo fatto i nostri passaggi democratici. Il gruppo di Forza Italia a livello comunale si è espresso, su questa espressione non c'è stata nessuna eccezione di sorta, addirittura abbiamo avuto la condivisione da parte di quelli che sono gli alleati naturali di Forza Italia nell'ambito del centrodestra e di una lista civica che ha sottoscritto questo tipo di candidatura, quindi io francamente non vedo che tipo di problema c'è. Mentre si faceva prima l'esempio di Pescara, lì ci sono due partiti politici, ognuno cerca di portare avanti la propria proposta. A Giulianova non è così, a Giulianova c'è una Forza Italia locale Che che è vuole. chiaramente su un nome. C'è una condivisione da parte del partito e di una lista civica, quindi francamente non vedo, cioè vedo soltanto discorsi illogici da questo punto di vista. Da questo punto di vista vedo soltanto discorsi illogici. Forse ci Non... sono delle interferenze, Ma io... probabilmente la riflessione che faccio. Sì, però non si sono mai appalesate, diciamo, perché noi abbiamo anche detto, benissimo, questo è il nome che rimettiamo al partito provinciale. Se ci sono alternative, ben vengano le alternative, ma qui stiamo parlando di alternative che non ci sono nell'ambito del recinto di Forza Italia. Se dopo si immagina che ricoprendo un ruolo magari provinciale o regionale di esponenti politici di un partito si vogliano sponsorizzare o si voglia portare questo partito a livello locale da altre parti, beh, questo francamente mi sembra un gioco che non è rispettoso dei simpatizzanti del movimento di Forza Italia, non è rispettoso di quel simbolo lì. Quindi nel recinto di Forza Italia si dicesse se c'è un'alternativa, qual è? Guarda anche Giulianova, dove Gianluca Antelli è partito con una iniziativa, vogliamo definire particolare, non vorrei usare termini che suscitino Anche perché antipatie, però. ascolterà queste parole oggi pomeriggio, sarà nostro ospite in Però credo che trasmissione. abbia utilizzato un percorso che poi di anticipazione dei tempi, se vogliamo così, che dal suo punto di vista è assolutamente corretto e legittimo. Altrove forse viene visto magari un po' frettoloso, se vogliamo parafrasare i contenuti di un comunicato stampa. Credo che il principio fondamentale non sia quello di dire io o Walter o Tizio o Caio, sia dire cosa. È lì che si gioca la partita delle elezioni. Io vorrei sentir parlare di che cosa vogliamo fare a Giulianova. Non vorrei sentir parlare di chi dobbiamo Quindi vale Sant'Egidio, immaginare, Giulianova? di chi Vale dobbiamo. Tortoredo? Vale ovunque, perché vale ovunque per la gente. Alla gente non interessa se noi proponiamo Tizio o Caio. Certo, la gente interessa, al popolo di centrodestra interessa che siamo insieme. Questo è un valore, lo abbiamo capito. E lo abbiamo capito credo anche nei tempi giusti per poi raccoglierne i risultati. Però quello che la gente. Abbiamo ascoltato questo intervento di Enrico Pazzarelli, io ripartirei proprio da Gianluca Antelli. È stato frettoloso? No, ma a parte che
queste parole. Io le ho sentite 5 anni fa di straforo perché ero appena entrato, diciamo così, per la prima volta ad una competizione elettorale. E lì si arrivò alla candidatura di Giancarlo Cameli, mi sembra, a 5-10 giorni prima della chiusura delle liste. Quindi arrivare aspettando, guardandosi intorno, ragionando, dopo 5 anni di tempo, mi sembra un'ammissione di colpa più che una, possibilità che uno si apre rispetto alla cittadinanza. Noi dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare lo sappiamo benissimo, in quanto questo è un momento per noi di rendicontazione. Siamo stati in consiglio comunale 5 anni, altri no, noi sì, perché democraticamente eletti. Abbiamo avuto modo di affrontare tutti i temi che hanno riguardato l'amministrazione comunale negli ultimi 5 anni. Sappiamo cosa ci chiedono i cittadini di Giulianova, sappiamo cosa ci chiedono le attività produttive, le attività commerciali, tutte le associazioni di categoria. Lavoriamo con loro da 5 anni, stiamo già lavorando alla stesura di un programma, quindi sappiamo benissimo e non abbiamo altro tempo da perdere da questo punto di vista. Quello che il segretario Mazzarelli chiama uno scatto in avanti, un'operazione frettolosa, è stata una giornata bellissima, molto partecipata da oltre 200 cittadini liberi di Giulianova che si sono ripresentati, oltretutto legittimata da moltissimi sindaci, tra cui il sindaco di Roseto che in maniera personale, ma anche da un punto di vista amministrativo, il vicepresidente della provincia Renato Rasicci, il capogruppo regionale Venturoni, sono venuti a Giulianova a legittimare una presa di posizione forte su quel territorio. Quindi io, francamente, tutto questo giro di parole lo comprendo poco alla luce di quelli che sono i fatti. Sì, anche Nazario Pagano, il coordinatore regionale di Forza Italia, ha scritto la settimana scorsa che non è stata ufficializzata alcuna candidatura, quindi anche Pagano ha definito frettolosa questa, prematuro, anzi ha definito improduttivo questo scatto in avanti. Ma a me improduttivo invece mi sembra che frenare tutto questo risulterà poi improduttivo, perché agli occhi della gente non si riesce a far passare quel messaggio di Certo. cambiamento totale che invece nell'aria c'è e la spinta forte delle persone che stanno con noi, che erano lì sabato, ma tante altre che ce ne sono, con le liste di candidati pronti a metterci la faccia, pronti a scendere in campo, quello sì veramente potrebbe risultare improduttivo. Poi è evidente che le ratifiche delle candidature a sindaco non si fanno in questo momento, ma questo vale per tutte le candidature a sindaco, perché ci sarà il momento in cui si presenteranno, si raccoglieranno le firme e si presenteranno le candidature. A quel punto i partiti metteranno da buon notaio il timbro sopra la candidatura stessa. Non ci aspettiamo questo oggi, però sicuramente ci aspettiamo che i partiti, così come la gente, prenda atto di quello che a Giulianova sta succedendo. Sicuramente appoggiato dal nuovo centrodestra, dal coordinatore regionale Antelli a Giulianova, anche se in città fino a qualche settimana fa si vociferava che il nuovo centrodestra appoggiasse Fabrizio Retco, quindi anche qui qualche Ma vedi, la frantumazione. situazione di Giulianova di per sé È troppo no, complicata no, no, per essere compresa. in realtà è abbastanza semplice, se vogliamo, come schema, nel senso che abbiamo una parte che è partita già tempo fa con l'associazione Linea Retta che porta Fabrizio Rettico a candidato sindaco a Giulianova, non oggi, sto parlando ormai di molti mesi fa, Settembre. settembre dell'anno scorso. Poi c'è una realtà, e questa diciamo la parte più a destra dello schieramento di centrodestra. Poi invece la parte più a sinistra dello schieramento di centrodestra è rappresentata dal Progresso Giuliese, che in realtà è una, diciamo, raccoglie sia anime di centrodestra che anime di centrosinistra. Sono praticamente consiglieri comunali che hanno rotto con la sinistra, col Partito Democratico, e sono andati col Progresso Giuliese, c'è la lista civica di Francioni che praticamente è entrato dentro questo contenitore. Naturalmente questi sono andati via da Mastromauro, quindi sono di per sé in contrapposizione con la sinistra. Ora, se si riuscisse a portare tutto il centrodestra, compreso anche Progresso Giuliese, in un'unica coalizione, credo che a Giuliano la partita Sarebbe chiusa già chiusa. senza neanche di giocarla. E quindi è ovvio che si cerca di fare questo. E purtroppo abbiamo a che fare con due opposti che naturalmente sono E non si poco, poco, attraggono. poco compatibili. Quantomeno, allora al centro, noi siamo di centrodestra,
dobbiamo prendere una posizione. Una posizione che naturalmente adesso si chiama Gianluca Antelli perché localmente... Quindi il nuovo centrodestra è stato appoggio. Cioè il nuovo centrodestra vicino alla Porta Italia, noi abbiamo detto Porta Italia locale, dice chi portate voi? E loro ci hanno detto Gianluca Antelli. A noi ci sta bene, non avevamo un candidato nostro. Il problema è che noi dobbiamo creare un raggruppamento che non è soltanto... il nome della persona, bisogna vedere chi ci sta dietro come liste, cioè ci sono delle liste che portano avanti questi candidati, benissimo. Una volta fatto questo, quando almeno creiamo un gruppo centrale di diciamo, Forza Italia locale, fino a quando almeno questo non viene smentito, Nuovo Centrodestra, c'è anche una lista civica che non mi ricordo come si chiama, Giulianova Rinasce. Giulianova Rinasce, che in realtà esprimono per loro un candidato sindaco. Dopo si apre, a mio avviso questa è la correttezza, si apre una trattativa sia con la destra di... che porta Rettico, non a caso Fratelli d'Italia, sono usciti chiaramente nel nome di Rettico, e dall'altra parte c'è Progresso Giuliese che porta avanti la candidatura della Ciafardoni. Allora, se si vuole andare insieme si fa una sintesi, se si va separati si può anche raggruppare due, il terzo no si vedrà dopo al ballottaggio, oppure l'ideale sarebbe tutte e tre. Ora, se non si esprime comunque un candidato anche nostro, il problema non è che la candidatura Gianluca Antelli non è che rompe o... interrompe una candidatura già formata precedentemente e idealmente su quello che è tutto il centrodestra, assolutamente no, perché ci sono due posizioni comunque contrapposte tra Rettico e la Ciafardoni. Ora Camillo Antelli può Gianluca Antelli può essere la sintesi o può essere uno strumento per provare lo stesso la sintesi. Mazzarelli parlava di sintesi proprio per dire che non c'è stato nessun preconcetto nelle persone, ma si voleva creare una coalizione quantomeno più ampia, io per primo ho proposto Gianfranco Francioni, candidato sindaco a Giulianova. E parlando con Gianluca Antelli, disse se Gianfranco Francioni io faccio un passo indietro, lo riconosciamo come un nostro possibile sicuramente candidato sindaco che ci può portare anche alla vittoria. Il problema è che Francioni ha deciso lui di non candidarsi, ma il problema è più politico che non sulla persona. Perché? Perché dice allora candidiamo la Ciafardoni. La Ciafardoni viene dalla sinistra, il Partito Democratico, il popolo di centrodestra rischiamo che può non riconoscerla, non capirebbe perché certo. Dobbiamo vendere questo. L'altra parte, ripeto, l'altra candidatura è... Allora, io vorrei rovesciare la domanda a questi signori. Perché no Gianluca Antelli? Esatto. Cioè, domandiamoci, prima di dire no, perché no? Allora voglio era dire, la domanda ma a me se non concesso quindi che alla fine si vada su... Però giusto per chiarire, ma c'è stata già una dichiarazione di no sul nome di... No, io ho detto che sono stati comunicati, diciamo... Direi che la presa di posizione ufficiale è arrivata dal coordinatore regionale di però Forza Italia. Però non ha detto no, adesso semplicemente... Non ha detto che... no, però la dichiarazione ufficiale è stata di comportamento, di atto, scatto in avanti, prematuro. Domanda di Venturone, a chi è che non vuole, secondo te, Gianluca Antelli all'interno... Parlavamo prima di interferenze, Forza no? Cioè forse c'è un'altra riflessione che va fatta. Questa tornata elettorale per le amministrative combacia con le regionali e secondo me molte di queste spiegazioni sono in questo ragionamento qui, dal mio punto di vista. Quindi si giocherebbe tutto nello scacchiere delle elezioni regionali? Oh, c'è l'interferenza dei consiglieri, dei candidati consiglieri regionali su queste elezioni amministrative. Io sono sempre uno che parla molto chiaro e quindi il consigliere regionale nel momento in cui va sul territorio, cerca di crearsi un suo elettorato, naturalmente lo crea anche con chi fa politica e naturalmente sponsorizza il politico sul territorio rispetto a un altro che ha sicuramente interessi opposti, ecco perché la mancanza quindi alla fine del partito può incidere in termini negativi, cioè una volta questo non accadeva né mai, cioè voglio dire, io quando ho fatto per anni il segretario provinciale raramente mi sono messo contro le realtà locali, cioè proprio, a meno che non le vedevo proprio perdenti sotto, quindi un colpo di spugna per rinnovare completamente una struttura che era stata deficitaria per anni e non mi dava nessun risultato, però altrimenti comunque
cioè deve essere un confronto locale, che dire, voi che ne pensate, che poi il candidato deve essere il territorio, la politica poi la fa lui, la fa non soltanto in termini elettorali, ma la fa anche poi nei 5 anni di amministrazione. Non è che uno può andare dall'alto a dire no, io prendo la spada e battezzo Giovanni Battista e quello, grazie al simbolo, domani diventa il politico del territorio. Non è così, insomma. Ecco. Certo. Antelli, quindi a Giulianova rischiamo di avere 3 liste di riferimento del centrodestra. Abbiamo ricordato la Ciafardoni, che comunque è portata da un assessore regionale. Ma io credo che alla fine il buonsenso prevarrà su tutto. Diceva prima Massimo che a Giulianova c'è una forte area di cambiamento. Non può essere sicuramente il comune di Giulianova l'agnello da dover sacrificare sull'altare delle regionali, questo è fuori discussione. I cittadini di Giulianova questo lo hanno capito, è ovvio che il discorso vale anche al contrario. Quindi se c'è un discorso che riguarda le regionali con le proprie influenze sul comune di Giulianova, di converso c'è il discorso che il comune di Giulianova è fatto di 14.000 elettori che votano anche le regionali, quindi il discorso vale anche al contrario. Io credo che il buonsenso alla fine prevarrà su tutto, ovviamente senza avere, come dicevo prima, la pretesa di poter mettere tutti d'accordo, perché non mi sembra che ci siano i margini assoluti per fare questo, però sicuramente le persone, i gruppi più responsabili che a Giulianova hanno la voglia di cambiare, di mettersi a disposizione del comune per dare e rilanciare questa città, sicuramente si siederanno attorno a un tavolino e troveranno poi la sintesi. Io immagino, voglio immaginare nel buon senso, voglio credere nel buon senso degli interlocutori. Bene, andiamo